Amici telespettatori di Swiss World TV e appassionati della pallacanestro rosso-crociata, un buonasera da Axel Paderni e un bentornati nella bellissima cornice della scuola elementare di Massagno per la sfida, il derby di Swiss Basketball League, l'ex Lega Nazionale A tra la San Massagno Basket e i Lugano Tigers. Il grande basket torna dopo tanta attesa su Swiss World TV. Qui vicino a me per darmi qualche battuta l'amico Claudio Mascola, al quale do un caloroso benvenuto. Grazie mille, speriamo che sia un buon derby. Beh Claudio, lo ricordiamo, tu sei anche un grande appassionato, peraltro i Lugano Tigers li segui molto, segui un po' meno la San Massagno, però comunque sei un abitué di questi palcoscenici. Sì, certamente, io ormai ho allenato anche 15 anni Viganello, mini basket, e tanti anni che sono nel mondo del basket. Sì, ovviamente la sfida tra la Spinelli Massagno, che attualmente è prima in classifica, attualmente con 13 giocate, 11 vinte e 2 perse, e poi il Lugano Tigers attualmente sesto in classifica con 6 vinte e 7 perse, però guardiamo un po' il bicchiere mezzo pieno rispetto alla scorsa stagione. Lugano Tigers stanno facendo un campionato più che dignitoso. Ah, certamente, non si pensava neanche, invece abbiamo già fatto 12 punti, non è male. No, intanto diamo la lettura delle formazioni di questa partita. Ovviamente San Massagno che gioca in classica canotta bianca e rossa. Abbiamo il numero 0 Isaiah Williams, 4 Shannon Box, 5 Alexander Martino, 7 Marco Mlađan, 9 Eric Koludrović, 12 Lorenzo Zoccoletti, 14 Roberto Kovac, 22 Daniel Agjelovic, 23 Francesco Veri, 33 Dusan Mlađan, 44 Joan James, 53 Jonathan Galloway. L'allenatore è il signor Robby Gubitosa. Mentre per la formazione del Lugano Tigers abbiamo il numero 0 Kimi Lorenz, 5 Kevin Bernardinello, anche se vediamo che effettivamente non è cambiato perché è lievemente infortunato. Numero 7 Andrea Bracciari il capitano, 8 Isaiah Ross, 10 Massimiliano Dell'Acqua, 13 Robert Zinn, 14 Matteo Mina, 21 Justin Hamilton, 22 Amish Verden, 24 Ali Omar e 25 Marco Matasic. Beh, direi un inizio assolutamente scoppiettante e positivo per i Tigers. Certo, certamente, se speriamo che tengano fino alla fine, sarà dura perché di sotto tengono 3 tempi, però speriamo che tengano tutti e 4 i tempi. Beh, ricordiamo poi l'head coach dei Lugano Tigers, Walter Montini. Beh, coach Montini questa stagione comunque sta facendo un ottimo lavoro. Sì, veramente, perché lui ha allenato sempre le ragazze, adesso si trova confrontato con un'altra realtà più difficile, però per essere il primo anno è già a buon livello. Sì, beh, ovviamente poi è una cosa che io ne ho parlato proprio anche con il diretto interessato. Sì, è un coach che ha sempre allenato femminile, peraltro ricordiamo è un coach che in Italia anche 20 anni fa ha vinto veramente di tutto con la Pulcomense, ma secondo le sue stesse parole, sempre di pallacanestro parliamo, quindi non cambia assolutamente niente, il gioco è sempre lo stesso, e io però ne approfitto per fargli dei complimenti anticipati. Intanto prevediamo il gioco da parte dei Tigers, ancora giro palla, vediamo che non tenta l'uno contro uno, ancora penetrazione da parte di Zinn, Hamilton, bellissimo assist, 2 punti, grande giocata e grande break da parte dei Lugano Tigers. Finalmente questa volta sono partiti col piede giusto, di sotto perdono sempre di tanti punti all'inizio, invece questa volta sono partiti col piede giusto. Intanto vediamo sempre in possesso Massagno, ancora scarico sulla linea da 3 punti, diamo palla sul ferro, ottimo il rimbalzo difensivo da parte di Hamilton. Tanto porta avanti il pallone proprio il lungo statunitense. Tanto ancora uscita, diamo sempre penetrazione e peccato non arriva da parte di Ross. Ancora sempre Mlađan, tenta la penetrazione, ancora scarico e non si intende un attimo con i compagni. Peraltro Claudio, ricordiamo che Dusan Mlađan tu l'hai visto crescere anche quando era un ragazzino. Sì, sì, veramente, poi ha giocato anche nel Lugano, quindi lo conosco da un pezzo, anche suo fratello. Hanno dei buoni cambi, poi loro hanno molto buoni cambi.
Decisamente, se guardiamo un po' il roster di Massagno, effettivamente è un roster estremamente completo, però c'è da dire che anche Lugano non sta facendo assolutamente male. Intanto due punti di Zin e time out da parte della Spina di Massagno, quindi linea alla regia. Torniamo in cronaca, amici telespettatori, dopo questo time out. Claudio, effettivamente si è sentito coach Robby Gubitosa che non era minimamente soddisfatto della partenza dei suoi? No, non è soddisfatto per niente, per l'entrata in materia della partita pensavano che era più facile, forse, penso. Beh, vedremo un po' quello che sarà la reazione da parte dei ragazzi della San Massagno. Peraltro stasera c'è proprio, e si sente proprio aria di derby, la palestra qui della scuola elementare di Nosedo è assolutamente tutta piena. Sì, abbastanza ben frequentata, calcolando che il tempo non era dei migliori. Intanto ci ha raggiunto un personaggio che mi aspettavo, lo storico presidente della San Massagno Basket, Luigi Bruschetti, ex presidente, ma lo ricordiamo, uno dei presidenti più vincenti della San Massagno, peraltro 7 titoli svizzeri giovanili e colui che ha riportato la San Massagno Basket dal 94 in poi, l'ha riportata in Lega Nazionale A. Buonasera, sei troppo gentile, ci diamo del tu tanto. Allora, più vincenti a livello giovanile probabilmente sì, poi in realtà il nostro lavoro è stato quello di riprendere una squadra che non c'era più, farla ripartire dalla seconda lega e portarla in 6-7 anni, 7-8 anni in Serie A e riconsegnarla al terzo posto in classifica 3 anni e mezzo fa. Abbiamo fatto un buon lavoro. Beh, possiamo dire però che ora come ora adesso i frutti del tuo lavoro un po' si vedono, ma comunque c'è da dire che anche chi, è stato dopo di te comunque sta continuando e sta facendo un grande lavoro che adesso vede la San Massagno in testa al campionato. Poi ovvio, stringiamo i denti e non solo quelli, la stagione è ancora lunga, però comunque i frutti mi sembrano ben positivi. È un'ottima squadra, allora... chi è arrivato dopo di me sta facendo evidentemente bene, lo vedi, lo dicono i risultati, lo si vede sul campo, non poteva che essere così, anche perché siamo andati a cercare queste persone che dovevano garantire una continuità alla società. Uno non va via, per quanto dopo 25 anni, non interessandosi di quali saranno le sorti della squadra, no? Stanno facendo bene. Dai, comunque tutto sommato un bello spettacolo. Poi c'è da dire che quando eri tu presidente, almeno io da quando ti conosco, ricordo che si giocava ancora alle scuole elementari di Breganzona, poi dopo è venuto il Palamondo, però erano proprio altri tempi, Luigi. Allora sì, ma erano anche altre categorie. Noi abbiamo giocato a Breganzona finché si era in prima lega, già arrivati in Serie B si giocava al Palamondo. No, ti posso garantire che qualche partita a Breganzona in Serie B ci metto la mano sul fuoco che l'abbiamo fatta. Forse addirittura anche una in Serie A, anche una qualcuna in Serie A, hai ragione tu. Poi è arrivato il Palamondo e poi dopo qualche anno era già in gestazione questa splendida palestra scolastica che... Se pensiamo che è una struttura scolastica, beh, c'è da... Intanto scusami, ma tripla da parte di Roberto Kovac e time out da parte della formazione di Lugano Tigers e passo di nuovo la linea alla regia. Torniamo in cronaca, amici telespettatori. Claudio, effettivamente dopo il time out da parte di coach Gubitosa si è proprio visto che la situazione si è ribaltata, quindi dall'8-0 la Spinelli Massagno ha fatto un parziale di 9-0. Sì, boh, non avevo dubbi. Pensavo veramente che il Massagno non giocasse così male e che si riprendeva di sicuro. Stiamo a vedere, intanto si riprende con una rimessa dal fondo da parte di Lugano con Isaiah Ross. Ora prende Hamilton, vediamo il pressing molto alto con Roberto Kovac che dà fastidio al portatore di palla. Ora vediamo sempre Lugano, ancora il blocco da parte di Hamilton. Vediamo sempre molto chiusa la difesa di Massagno e incredibile, una tripla da 9 metri da parte di Ross, semplicemente fantastico, sembrava quasi una tripla alla Stephen Curry. Sì, veramente, ma Ross ha questi tiri, però tante volte esagera e dopo
è lì che si perdono i match purtroppo. Sempre Kovac, ottimo il gioco in pick and roll con Galloway, due punti, davvero un ottimo livello di pallacanestro questa sera in questo parquet. Sì, però vedo che Galloway comunque è molto più prestante fisicamente che Hamilton. Secondo me la differenza è lì anche. Intanto vediamo che c'è un doppio cambio, entra nel 22 il 44, Varden, scusate, il numero 22 Andjelovic e James, e vediamo che escono Martino e il numero 53 Galloway. Chiaro, due cambi, ma due cambi di estrema qualità. Certamente, noi questi cambi Lugano purtroppo non li ha e deve giocare con chi ha. Un'altra tripla da parte di Roberto Kovac, davvero un giovane che io ho visto crescere quando era la Savva Callo Basket, e un ragazzo che con la sua maturità adesso è uno delle assi portanti della formazione della San Massagno. Ora sempre vediamo il possesso da parte di Lugano, perde il pallone, ora porta sul pallone Roberto Kovac. Tanto arriva il blocco, sempre giro palla perimetrale. Ora vediamo che chiama in post basso il pallone James, sempre scarico, finta, però c'è anche non vengono dati i passi, anche se era abbastanza al limite, e c'è un fallo da parte di Lugano, quindi si riprenderà con una rimessa laterale. Il fallo era precedente, quindi si riprenderà con una rimessa laterale da parte di Massagno, che batterà con Roberto Kovac. Quindi il fallo, ricordiamo, è da parte di Ross, che peraltro è già il secondo fallo e bisogna stare attenti. Sì, veramente, speriamo che non si, appunto, che non faccia troppi falli. Tanto ancora prova la tripla Kovac, ancora ottimo il rimbalzo d'attacco da parte della San Massagno, e due punti. San Massagno 16, Tigers 11, ancora con 2.50 da giocare in questa prima frazione di gioco qui sul bellissimo parquet della scuola elementare di Massagno. Tanto ancora un fallo da parte di Massagno, intanto cavolo, vediamo effettivamente un po' alterato coach Montini. Sì, si è arrabbiato perché non fanno girare abbastanza il pallone. Purtroppo devono far girare di più la palla. Ancora diamo sempre tenta l'arresto e tiro, non va. Ottimo il rimbalzo difensivo da parte di Andjelovic. Diamo sempre Kovac, ottima la penetrazione, scarico sulla linea da tre punti, diamo la penetrazione, ancora scarico, fanno girare 10 secondi sul cronometro dei 24, ancora diamo rimbalzo strappato da parte di Varden, ora diamo che porta avanti il pallone Zin, ora sempre palleggio da parte del playmaker rosso crociato. Sbaglia il tiro, peccato, però comunque una buona annata per Robert Zin, lo ricordiamo, playmaker peraltro anche della nazionale svizzera. Ah, certamente, se non c'era questo playmaker, dovevano per forza prendere uno straniero playmaker. Tanto vediamo che l'ultimo tocco è da parte di Zin. Tanto vediamo che viene chiamato un cambio, entra il numero 9 Erik Koludrovic ed esce il numero 14 Roberto Kovac, dopo un ottimo primo quarto, quando manca 1 minuto e 50 secondi al termine di questa prima frazione di gioco. Ora diamo sempre scarico in post basso, arresto e tiro da parte dell'americano, ottimo il rimbalzo da parte di Varden. Ora sempre Zin, diamo che scarica per Ross, finta il tiro, tenta e arriva la tripla, bellissima giocata per i Lugano Tigers. No, ma Ross ce l'ha questo tiro, solamente che a volte esagera e tira anche da molto più lontano. Tanto ancora 1 minuto e 22 da giocare qui a Nosedo, ancora tenta la tripla, bellissima per Laurent Zoccoletti. Anche lui possiamo dire che non è proprio l'ultimo arrivato. Ah no, Zoccoletti no, anzi adesso gioca anche in nazionale e se lo merita.
Peraltro ci sono tanti giocatori della nazionale svizzera o anche ex come Dusan Mlađan, che lo ricordiamo che per tanti anni è stato anche uno tra i giocatori più rappresentativi della nostra nazionale. Intanto bellissima giocata e due punti da parte di Justin Hamilton. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gara con 43 secondi ancora da giocare di questa prima frazione. Ora ci prova Massagno, 12 secondi, ottimo, davvero il rimorchio e il taglio da parte di Andjekovic, davvero ottima giocata, 21 Massagno, 16 per Lugano Tigers. Tanto prova la tripla e tripla da parte di Hamilton. Lugano Tigers che però comunque sono sempre lì, sono appena i due i punti per ora che separano le due squadre. Sì, boh, ma purtroppo giocano con 5 giocatori alla fine e poi la stanchezza si sentirà. Stiamo a vedere, intanto ancora si chiude qua questo primo quarto col punteggio di Spinelli Massagno 21, Lugano Tigers 19. Linea alla regia. E si ritorna in cronaca, amici telespettatori di Swiss World TV, punteggio che vede attualmente la formazione della San Massagno, sponsorizzata Spinelli, in vantaggio per 21 a 19 sui Lugano Tigers, una partita estremamente equilibrata. Abbiamo visto un primo quarto che è iniziato tutto a marca Tigers, poi abbiamo visto il break da parte della Spinelli e poi sul finire le triple dei giocatori dei Tigers che hanno un po' riaccorciato il punteggio. Sì, tra l'altro adesso ho visto che è entrato Mina al posto di Lorenz, si vede che Lorenz non è in serata, per adesso ha fatto poco. Sì, ha fatto decisamente poco, però Matteo Mina, beh, posso dire personalmente che è un ragazzo che io conosco e ho commentato 10.000 volte, lo conosco anche personalmente, un ragazzo arrivato da Varese oramai 3 anni fa ed è un ragazzo che è cresciuto tantissimo. Intanto non riesce il taglio a Zin, ancora sempre passi, fallo subito da parte di Marko Mlađan, lo ricordiamo, fratello del più noto Dusan Mlađan. Quindi vediamo che giocherà adesso ancora il possesso per Massagno, ancora box, ottima, peccato la difesa da parte di Varden, ancora box, 10 secondi, diamo lo scarico, ancora scarico per Lawrence, per Williams, ancora sempre possesso per Massagno e vediamo che però c'è un fallo da parte di Lugano. Intanto c'è un cambio, quindi rientra per Kimi Lorenz ed esce il numero 22 già Amish Varden. Ancora 9 minuti e 2 secondi giocati, da giocare in questo secondo quarto. Ottimo la penetrazione da parte di Box. Ancora sempre pressione molto alta da parte della San Massagno. Sì, pressione molto alta. Peccato che prima c'è stato un fallo non fischiato e purtroppo ha causato 2 punti ancora per il Massagno. Se la vi, non c'è altro da dire per ora, l'arbitraggio però possiamo dire che è abbastanza equilibrato. Intanto ottima la chiusura da parte di Mlađan. Ancora tenta la giocata Williams. Ancora scarico da 3 punti, Marko Mlađan, davvero ottima giocata da parte della San Massagno che riallunga sul più 7, 26 a 19 con 8 e 12 che mancano al termine di questa seconda frazione di gioco. Intanto si butta letteralmente a terra Box, davvero grande difesa della guardia della San Massagno. Ah, certamente la difesa è la sua arma, è arma letale per Massagno. Intanto è entrato anche Dusan Mlađan, ala guardia, ala piccola, svizzero, oramai giocatore storico che ha giocato davvero tanti anni ed è cresciuto nella formazione dei Lugano Tigers. Intanto ancora Hamilton si gira e tira, però sbaglia completamente la giocata. Ancora sempre Mlađan, ottima la conclusione, intanto non riesce la tripla e c'è un fallo subito invece da Marko
Mlađan su taglia fuori, quindi vediamo che viene proprio fischiato un fallo a Kimi Lorenz. Kimi Lorenz purtroppo stasera mi sembra che non è in serata, non è la buona serata per sì, ora. Per ora non sta facendo tantissimo, vedremo un po' come proseguirà la gara, però ricordiamo che Lugano per ora sì ha una panchina corta, però tutto sommato non ha ancora utilizzato anche Braccelli, che lo ricordiamo è il capitano ed è anche uno dei è stato anche un giocatore anche della nazionale svizzera, quindi comunque vedremo un attimo come farà ruotare i giocatori. Coach Montini, intanto ottima tripla da parte di Marco Mlađan e allunga sul massimo vantaggio di più 10 la San Massagno. E adesso la partita si sta mettendo nei binari giusti per la Sam e Lugano ha fatto l'impossibile prima, poi ora è troppi errori. Tanto ancora palleggia e sbaglia, però ottimo il rimbalzo d'attacco da parte di Lorenz, ancora finta da parte di Mina. Abbiamo sempre chiuso da parte di James, ancora pochissimi secondi sul cronometro dei 24, conclusione troppo forzata. No, adesso stanno forzando troppo le conclusioni, non arriviamo più vicino al canestro e si tira sempre l'ultimo secondo e purtroppo c'è poco da fare. Ora sempre Mlađan, vediamo che tenta la penetrazione, arresto e tiro, mamma mia, il peggior tiro che gli ho visto fare a Dusan Mlađan. Intanto vediamo che c'è un fallo e vediamo che si riprenderà con una rimessa laterale. Intanto due cambi per la Spinelli Massagno, escono Bowes e James ed entrano Martino e il numero 53 Galloway. San Massagno che comunque continua a far cambi, ma l'intensità e il livello sul parquet non cambia. No, non cambia per niente, anzi adesso penso che Lugano fra poco cambierà anche lui, perché i giocatori cominciano ad essere stanchi, penso, sembra, e quindi non danno più 100% come prima. Andiamo a vedere, intanto ottimo il rimbalzo d'attacco da parte di Zin, fallo fischiato a Mlađan. Tanto ricordiamo sul parquet non sono ancora entrati diversi giocatori di Lugano, come ad esempio Massimiliano Dell'Acqua, che lo ricordiamo è uno dei giovani anche più promettenti di tutto il campionato di Lega Nazionale A. Ah, certamente, poi lui ha un bel tiro da tre, per conto mio adesso si potrebbe anche cambiare. Io penso che prima o poi Coach Montini gli darà una possibilità. Stiamo a vedere quello che sarà il responso sul perché. Ancora controlla sempre Zin. Vediamo che uscita dal blocco da parte di Ross. Ancora attenta all'uno contro uno. Scarico per Lawrence. Si avvicina al canestro pressato da due e subisce fallo. Un fallo più che sacrosanto, e quindi vedremo il giocatore dei Lugano Tigers, Kimi Lorenz, in lunetta per due tiri liberi. Giusto, in due ho fatto il fallo su di lui in due, quindi è giusto il fallo. Speriamo che li metta dentro il canestro. Intanto vediamo che si prepara per questo primo libero sbagliato. Tanto Kimi Lorenz, lo ricordiamo, giocatore di 2,03 metri, 24 anni, secondo libero realizzato, attualmente il miglior realizzatore con 24,7 punti di media partita. Non è poco, infatti è il top scorer della squadra dei Lugano Tigers. Per quello che ho appunto detto, stasera per ora non è in giornata, magari secondo tempo ci smentisce. Vedere, intanto sempre chiuso Mlađan, ancora arriva la tripla da parte di Williams, davvero grande giocata da parte di Lugano, scusate, di Massagno, che si allunga sul più 12 e infatti sembra quasi che Coach Montini mi abbia letto nel pensiero, finalmente viene data la possibilità e viene messo sul parquet Massimiliano Dell'Acqua, quindi stiamo a vedere quello che sarà la prova di questo giovane che attualmente è uno dei migliori giovani e uno dei migliori prospetti del campionato di Swiss Basketball League, peraltro anche un giocatore della nazionale Under 20. Sì, è vero, infatti con la nazionale Under 20 non ha giocato male, anzi, e poi c'è anche questo pallone perso da parte di Lugano e Martino segna un ottimo
sotto mano e allunga sul massimo vantaggio di più 14 per la San Massagno quando mancano 5 minuti e 5 secondi. Tanto Zin sbaglia la penetrazione, chiedeva il fallo, però fa proseguire. Tanto ancora sempre giocata, tentativo da 3 punti dagli 8 metri, ancora ottimo il rimbalzo d'attacco da parte di Dusan Mlađa, ancora Martino, sempre per Williams, tenta Martino, ancora un rimbalzo d'attacco da parte di Galloway, davvero un po' da sistemare questo taglia fuori da parte di Lugano. Sì, sistemare il taglia fuori, poi nessuno va a rimbalzo, stanno a guardare il pallone e non si capisce perché si fermano. Tanto ancora sempre Ross, ottimo ancora il palleggio, scarica per Zin, grande la fase difensiva da parte di Martino, vediamo che c'è l'assist, arriva in elevazione Galloway, altri 2 punti e più 16 per la San Massagno e timeout da parte dei Tigers e linea alla regia. Torniamo in cronaca amici telespettatori, 4:20 al termine di questa seconda frazione di gioco, punteggio che vede attualmente la Spinelli San Massagno in vantaggio di più 16, 36 a 20. Ricordiamo anche che questa attualmente è la 17esima giornata della Swiss Basketball League, ovvero l'ex campionato di Lega Nazionale A. Peraltro questa sera, Claudio, c'è un'altra partita importante tra Ginevra e Neuchâtel, un vero derby chiaramente della Svizzera romanda. Ho visto che sta vincendo Ginevra, non di molto, comunque è abbastanza equilibrata anche quella partita lì. Ma Ginevra adesso si è rinforzata, quindi dovrebbe essere la terza migliore squadra svizzera. Stiamo a vedere, intanto ancora giocata da parte di Massagno, ancora sempre scarico per Mlađan, intanto subisce un fallo da parte di dell'acqua, peccato. Beh, diciamo che Mlađan i trucchi del mestiere e i movimenti per saper prendere il fallo li conosce molto bene, quindi ancora qualcosina di esperienza che si deve fare il nostro dell'acqua. Lui cerca sempre quello, Mlađan cerca sempre il fallo oppure il tiro da 3 punti, è molto forte. Mi ricordo i 3 punti che ha fatto con la Serbia, se ti ricordi quel tiro della disperazione dove la Svizzera ha battuto la Serbia. Sì, è assolutamente uno dei giocatori più importanti del nostro campionato di Swiss Basketball League. Ricordiamo appunto Union Neuchâtel, attualmente Ginevra 20-31, quindi si è chiuso da poco con un più 11 il vantaggio nel secondo quarto. Poi si giocherà invece domani sera Nyon Friborgo, poi si giocherà anche Star Vinx VV e poi Swiss Central Basketball contro Monté, quindi questa è un po' tutta la panoramica della 15esima giornata della Swiss Basketball League. Intanto allunga ancora Massagno sul più 18. Mai non c'è più storia, purtroppo Lugano che ha giocato i primi 5 minuti poi si è fermato, purtroppo moralmente sono un po' a terra, vedo. Sì, effettivamente un 18 punti di scarto sono un po' pesantucci, però ribadisco, io credo che queste sono due squadre che hanno due obiettivi totalmente differenti. Una è la Spinelli Massagno, ovviamente deve cercare dopo tutti questi anni di portare a casa un titolo, questo è chiaro, questo è abbastanza chiaro. Dall'altra parte c'è una formazione come quella dei Lugano Tigers che è una formazione ricca di tantissimi giovani, è una formazione che comunque sta facendo il suo campionato, l'obiettivo sono i playoff e io penso che la direzione sia quella giusta. Poi io credo i ragazzi di coach Montini devono cercare di giocare sì guardando il punteggio ma fino a un certo punto. E poi c'è un budget che effettivamente Massagno ha quasi più del doppio del budget del Lugano, quindi Lugano la posizione che ha è giusta e Massagno se la gioca per il titolo. Vedremo, intanto ancora la penetrazione da parte di Galloway, subisce fallo il giocatore della formazione della San Massagno, quindi andrà in lunetta. Intanto vediamo che esce Martino ed entra
Box. Intanto ancora un altro cambio, quindi esce Lorenz e rientra Ross, quindi vedremo un attimo come sapranno adattarsi dopo queste sostituzioni. Intanto 2 minuti e 41 secondi al termine di questa seconda frazione di gioco. Intanto primo libero realizzato, 39 per la Spinelli San Massagno, 22 per i Lugano Tigers. E 2 su 2, niente male. Ah beh, niente male, oggi sta giocando un po' meglio Galloway, di solito segna 8 punti, 10 a partita, oggi mi sembra più in palla. No, beh, questo posso dirlo chiaramente, Galloway normalmente segna 9 punti, la sua media punti è di 9.8. Quindi vabbè, questo posso ringraziare di tutte le statistiche che mi sono state fornite. Intanto non proprio una delle migliori conclusioni da parte di Varden. Ancora sempre Blagian, penetrazione, subisce canestro. Intanto andrà in lunetta per 2 liberi Dusan Blagian quando mancano 2:15 al termine di questa seconda frazione di gioco. Purtroppo adesso speriamo che non prendano troppo divario, altrimenti poi diventa un calvario anche la partita. Intanto primo libero realizzato, massimo vantaggio di più 19 e carambola il pallone e sbaglia il secondo libero Dusan Blagian. Ora diamo sempre il possesso da parte di Lugano con Ross, ancora scarico per Dell'Acqua, peccato, davvero era un'ottima posizione, anche un ottimo tiro da parte di Massimiliano Dell'Acqua. Tanto ancora passa la metà campo, Box scarica per Mlajan, ancora per Roberto Kovjak, ancora per Box, Mlajan, ancora scarico in post basso, ancora si gira Galloway, ancora riprende il possesso per Lugano, ancora Zin, vediamo che passa il gioco, tenta il tiro, niente da fare, media tiro che non è delle migliori questa sera per Lugano. No, ma si vede che non, sono un po' sfiduciati, vedono la differenza, secondo me non se la giocano come dovrebbero. Fallo da parte di Massimiliano Dell'Acqua, davvero peccato, andrà in lunetta Roberto Kovac quando mancano 1:27 al termine. Intanto vediamo che si prepara sulla sedia il capitano Andrea Bracelli. Intanto primo libero realizzato, io se devo pensare potrebbe essere o Zin o il Dell'Acqua il prossimo a uscire, quindi vediamo un po' cosa avrà in mente, purtroppo esce Dell'Acqua, per ora non la sua delle migliori prestazioni che ho potuto commentare, però stiamo a vedere quello che sarà anche tutta la seconda parte di partita. 43-22, massimo vantaggio di Massagno di più 21, inizia a diventare un po' pesantuccio, Claudio. È un po' un calvario, piuttosto, dopo il morale va anche sotto le scarpe, non è facile giocare, è chiaro che Massagno ha tanti cambi molto buoni e quindi si fa fatica a giocare, chiaro. Ancora sempre Hamilton e questa volta 2 punti, reclama anche un fallo, però fanno proseguire. Ancora sempre Box, scarica in post basso, ancora sempre un tentativo e una tripla da parte di Koludrovic, Eric. Massimo vantaggio di Massagno di più 22, inizia a essere abbastanza pesantuccia. Purtroppo sì, c'è mancanza di fiducia. Scusa, intanto ottimo alley-oop tra Zin e Hamilton che riaccorcia sul meno 20 per Lugano. Intanto siamo entrati negli ultimi 25 secondi di partita, ora 12 secondi per andare al tiro da parte di Massagno. Andiamo sempre Box, scarica per Mlajan, ancora movimento in post basso del lungo, ancora scarico per Box sul perimetro, davvero ottima giocata da parte di Massagno che riallunga sul 49-26 e finisce qua questo quarto e
peraltro anche, c'è anche un fallo tecnico, quindi per proteste, davvero peccato. E si chiude qua questo secondo quarto col punteggio di Spinelli, San Massagno 49-26 Lugano Tigers. Linea alla regia. Bene amici, torniamo in cronaca. Un terzo quarto che inizia in maniera abbastanza inusuale con un fallo tecnico che è stato fischiato alla panchina dei Lugano Tigers. Vediamo Dusan Mlađan in lunetta. Sì, è perché il fallo io ho visto all'incontrario, però purtroppo l'ho fischiato contro il Lugano e quindi un tiro libero più tecnico. Intanto è ritornato anche a trovarci l'ex presidente, ma per me sempre il presidente, il presidentissimo Luigi Bruschetti. Beh, un finale di secondo quarto abbastanza ricco di emozioni. Allora, è abbastanza la logica della differenza tecnica che c'è in campo. Adesso non lo dico perché sono tifoso massagnese, ma i valori in campo sono questi qua. Se fosse diverso sarebbe strano. La Sam sta facendo il suo, Lugano con impegno ovviamente sta facendo fatica contro questa squadra che oltretutto questa sera ha un giocatore in più, Box, che è arrivato l'altro ieri, e in ottica futura, a cominciare dalle finali che abbiamo a Montreux fra due settimane o tre, due settimane. Ricordiamo, la San Massagno è fondamentalmente ancora in pista per tutti e tre i fronti, che sono la Coppa della Lega, Coppa Svizzera e ovviamente il campionato. Che sia la volta buona, con le corna. Direi anche altro, però ridendo e scherzando, insomma, prima facevamo quattro chiacchiere, ricordavamo un po' tutti i vecchi tempi passati assieme. Effettivamente quando negli anni precedenti la San Massagno aveva iniziato, allora Lugano era ad altissimi livelli, era anche nelle coppe europee. Non dico che la situazione ora sia invertita, però poco ci manca. Sì, però occorre essere realisti. La differenza la fa il famoso dio denaro. Abbiamo dei budget oggi che sono più o meno speculari di quello che erano i budget qualche anno fa, ma a parte invertite. E allora gioco forza. Lugano sta facendo il massimo, come facevamo noi tanti anni fa. Però c'è da dire una cosa, e qui spezziamo una lancia a favore del presidente, insomma del rivale, amico presidente Alessandro Cedraschi. Negli ultimi anni Lugano ha lavorato non bene ma benissimo a livello di settore giovanile, vincendo anche dei titoli e comunque facendo crescere anche con la squadra di prima lega tanti giovani che adesso piano piano stiamo vedendo in Lega Nazionale A. Quindi insomma io penso che magari col tempo comunque anche Lugano saprà riprendersi, poi stiamo a vedere quello che succederà. Sono assolutamente d'accordo, Lugano in questo momento a livello di settore giovanile è molto buono e sta vincendo quello che non vince Massagno. Massagno sta, non dico ricostruendo perché non è il caso, ma viene da due o tre anni di magra a livello giovanile, quando prima, insomma, sappiamo, gli addetti ai lavori sanno cosa faceva Massagno a livello nazionale. Complimenti a Cedro naturalmente, ma a chi ha in mano questo movimento giovanile da anni è che Carlos Lopez con Wolfgang Stumm sono persone. Direi che Lopez poi peraltro oramai dopo un ventennio che qua ricordiamo coach di origine portoghese, che comunque è stato anche negli staff delle nostre nazionali rossocrociate, comunque sta facendo un lavorone. Allora, Carlos è un buon allenatore, ma non è il fatto che sia nelle rappresentative rossocrociate che lo fa, che gli dà qualità, perché nelle rappresentative rossocrociate purtroppo hanno allenato e allenano cani e porci, mi scusi. Vabbè, io mi dissocio da questo, no, ovviamente. Certo, ma Carlos, indipendentemente da questo, è da anni, è stato anche da noi anni fa a lavorare con delle squadre molto bene, e Carlos è un signor dirigente, perché è anche dirigente del settore giovanile del Lugano. Io spero per lui che prima o dopo calchi, faccia il salto, se ne avrà voglia, calchi i campi della Serie A, chi lo sa? Stiamo a vedere, però intanto un terzo tempo che riprende su un terzo quarto, scusatemi, che riprende comunque su buoni ritmi. Sì, spero che la partita
non sarà di quelle che fra 10 minuti bisogna tirarla alla fine. Penso che sia già conclusa, magari no, speriamo di no. Io spero assolutamente di no. Comunque, Luigi, torneremo ancora con te, perché tornerai ancora a farci visita. Con tanti saluti a tuo papà. Beh, assolutamente, intanto questo era, lo ricordiamo, era l'ex presidente Luigi Bruschetti della San Massagno. Ovviamente ribadisco ancora una volta, io su quello, sull'affermazione sulle nazionali, ahimè, io devo totalmente dissociarmi, perché non concordo completamente, però Claudio, siamo in una democrazia, ognuno anche in dei mezzi di informazioni è libero nei limiti di dire quello che vuole. No, no, è chiaro, lo so, lui è un po' arrabbiato, ma forse un po' arrabbiato anche perché appunto il movimento giovanile Massagno attualmente non è che sia prosperoso. Però... Sì, beh, diciamo che lui ci teneva molto, però adesso scherzi a parte, riconcentriamoci su quello che è questa partita. Tanto vedo che c'era qualche problema. C'era qualche problema al cronometro. Sì, qualche problema al cronometro e boh, intanto il Lugano può rifiatare un po'. Tanto ancora diamo sempre Zin, Hamilton, scarico per Vardén, finalmente una tripla da parte del giocatore australiano dei Lugano Tigers. Sì, boh, questo giocatore boh, è giovane, è venuto senza pretese, comunque sta facendo il suo lavoro, è uno svizzero australiano, doppio passaporto, quindi un buon giocatore svizzero. Sì, beh, assolutamente. Intanto ancora Galloway, intanto viene fischiato un fallo a Marco Mlajan. Intanto 8 minuti e 5 secondi, più 21 è il vantaggio della formazione della Spinelli San Massagno. Pensi che ci vorrebbe un time out? No, secondo me era un tecnico perché reclama spesso, però boh, è chiaro, ormai è un derby e derby ci sono queste strascichi. Sì, e intanto vediamo che il pallone è fuori e si riprenderà con un possesso da parte della San Massagno con Martino. Ora avanza il playmaker, ancora per Dusan Mlajan, finta, scarico per Marco Mlajan, tentativo da 3 punti, non va. Ottimo il rimbalzo d'attacco da parte di Galloway, scarico di Williams. Ancora sempre 6 secondi sul cronometro dei 24 e sbaglia. Non proprio anche una delle migliori prestazioni da parte di Dusan Mlajan. No. Ma probabilmente giocano a ritmo più basso, si stanno tenendo per le finali di Montreux, perché ci sono settimana prossima, mi pare, o questo weekend. Esattamente, questo weekend ci saranno le finali di Coppa della Lega, dove la San Massagno sarà impegnata, e incrociamo anche quale dita, perché comunque, ribadisco, qualsiasi sia la fede, Lugano, Massagno, Vacallo o quel che è, come diciamo qui in Ticino, da ticinesi bisogna ovviamente tifarla San Massagno alle finali di Coppa della Lega. Qui non ci deve essere dubbio. Giustamente, sì, è giusto. Speriamo che la squadra ticinese riesca a fare qualcosa. Lugano l'ha fatto anni addietro e adesso è ora che la San cominci a vincere qualcosa. Tanto ancora sempre Mlajan, vediamo lo scarico per Galloway, vengono assegnati 2 punti, ottima la giocata, e subisce anche il fallo il giocatore USA della San Massagno. Ottimo però, ottima la visione anche da parte di Dusan Mlajan. Ah sì, questo sì, ha fatto un bel canestro che era marcatissimo, poi c'è un fallo antisportivo. Purtroppo per Warden, peccato, il secondo fallo. Intanto c'è la richiesta di instant replay, perché c'è qualcosa che non è chiaro ai due direttori di gara. No, penso che non sia un fallo intenzionale, non mi sembra un fallo intenzionale. No, mi sembrava un fallo di gioco, niente di più, però ovviamente io non sono il direttore di gara, quindi non... Sì, no, viene dato il fallo antisportivo. Ma per me non c'era, però è l'arbitro, è lui che decide, non mi metto contro l'arbitro, decisione è così. Sì, tanto primo libero realizzato da parte di Galloway. Sì.
Tanto riprende il gioco con una rimessa da parte di Martino, ancora per Boux. Tanto non sbaglia, però prende il rimbalzo Galloway e realizza altri due punti. Lo ricordiamo, Jonathan Galloway per ora in stagione 9.8 punti a partita, però lo ricordiamo un centro di ben 2,11 metri. Difficilissimo da contrastare, anche perché il fisico non è male, quindi contro Hamilton non ha speranza. No, poi peraltro anche un lungo che è anche dotato non solo di una buona fisicità, ma anche di un buon tiro dalla media distanza. Quindi tanto un tiro libero realizzato da parte di Ross, quindi si capovolge la situazione. 57 Spinelli Massagno, 35 Lugano Tigers. E vediamo che viene richiesto un cambio, quindi esce Ross ed entra Andrea Braccelli. Quindi si riprende con 6:42 ancora da giocare di questa terza frazione di gioco. Sì, questa terza frazione purtroppo mai 20 punti rimangono, non c'è un recupero del Lugano e la partita ormai è su questi binari purtroppo. Ancora due punti da parte di Mlajan. Tanto pressione da parte di Lawrence, tanto ancora un tiro troppo forzato da parte dei Tigers. Ora sempre Martino, diamo lo scarico ancora, sempre Mlajan, ancora diamo tentativo di tiro da parte di Williams, tre punti, grande giocata. Cosa si può dire quando hai degli stranieri che giocano a questa intensità e soprattutto a questa qualità? Non c'è più niente da dire, ormai il divario si sta aumentando e penso che è il momento forse di mettere qualche giovane, che tanto ormai la partita è andata. Beh, Claudio, tanti spettatori questa sera, ma anche tanti ex del mondo del basket. Prima abbiamo visto che è passato qua il signor Ciccio, glielo ricordiamo, è l'ex vice allenatore dei allora erano ancora i Lugano Snakes, se ben ti ricordi. Anzi, ha fatto ancora tempo a essere il vice allenatore di Nicolic, il primo anno dei Tigers. Intanto time out e linea alla regia. Torniamo in cronaca, amici telespettatori di Swiss World TV. Possesso che riprende per la formazione dei Lugano Tigers. Tanto riprende il possesso con Zin, pressato da parte di Martino. Ora va a dar fastidio il giocatore della San Massagno. Ora Zin, diamo sempre fallo fischiato da parte di Williams. 5-11 al termine di questa terza frazione, 66-36 più 30, pesantuccio, ma pensavo che così, perché ormai i cambi sono quelli che sono e se non abbiamo tanti giovani si potrebbero metterli, però si va alla fine, si rischia di prendere anche una pesante sconfitta. E 2-2 da parte di Lawrence. Vediamo che si riprende ancora con la San Massagno. Diciamo che il passivo inizia a essere un po' pesantuccio. Pesantuccio, guarda i cambi che vengono adesso dalla Massagno, Kovac, poi c'è Zoccoletti e purtroppo Lugano non ha quei cambi e quindi ti va la differenza lì. Tanto sempre passa la metà campo, Zin scarica ancora per Hamilton, tenta il tiro, ottimo il rimbalzo d'attacco da parte di Varden. Tanto ancora finta, arriva il rimorchio Martino, grande giocata e grande assist da parte di Dusan Mlajan. Ah sì, questo sì, no, poi sono contento perché Martino è veramente un giovane di quelli che è uscito proprio da Massagno e gli altri anni giocava poco, ha rischiato anche di partire da Massagno e invece quest'anno l'ha fatto giocare moltissimo. E intanto ancora un fallo. Fallo fischiato al numero 53 Galloway, il suo secondo fallo.
La Spinelli entrano col 12, Zoccoletti. E vediamo che c'è anche un po' di cambi da parte di Massagno, che fa letteralmente ruotare un po' tutti. Oramai penso che se lo può permettere abbondantemente. Sì, no, se lo può permettere abbondantemente. Anzi, mi spiace che non fanno entrare un giovane come Veri, per esempio, o anche Kuludrovic, che non è che ha giocato male, anzi, non demeriterebbero di giocare. Stiamo a vedere quello che deciderà coach Gubitosa. Tanto due punti per Robert Zin, che comunque dimostra di essere sempre un ottimo giocatore, soprattutto, chiaro, Lugano, l'hai detto tu a inizio telecronaca, la differenza tra Lugano e Massagno è sì di budget, però ovviamente anche su quello che è la completezza un po' del roster e anche su tutti i cambi, c'è poco da dire. Chiaro, no, io l'ho sempre detto, poi Lugano, secondo me, ho detto Hamilton è una buona ala ma non è un pivot, e a Lugano manca proprio un pivot. Allora, se giocasse un pivot con Hamilton, allora cambierebbe la storia. E arriva un'ottima penetrazione da parte di Isaiah Williams, vantaggio di più 30 per la formazione della San Massagno, 70-40 quando mancano 3 minuti e 23. Intanto un altro fallo commesso da parte di Williams su Hamilton. Adesso ormai vedo, sono scarichi. Io, come dicevo prima, metterei qualche giovane, tanto non cambia niente, la partita ormai è così e non ha un'altra via. Intanto vediamo che c'è un altro cambio ed esce il numero 5 Martino e rientra il numero 22 Daniel Andjelkovic. Tanto ancora primo libero realizzato da parte di Hamilton. Mamma mia, bruttissimo questo secondo tiro libero da parte del giocatore americano dei Lugano Tigers. Andiamo ancora a Boux, scarica per Kovac, ottimo il movimento in pick and roll da parte di James. Andiamo sempre Boux, ancora fanno girare il pallone, tentativo da tre punti e tripla da parte di Boux. Davvero grande giocata. Beh, possiamo dire che comunque Massagno sta facendo un'ottima prestazione in vista delle finali di Coppa della Lega, che a questo punto saranno fondamentali. Sì, no, è chiaro. Poi anche questo nuovo acquisto Box mi sembra un buon giocatore, anche se io non avrei preso un altro giocatore, però comunque è un buon giocatore, quindi il roster è ancora più forte di prima. Beh, è scontato quello che sono gli obiettivi della San Massagno e ci mancherebbe altro, quindi vedremo. Tanto c'è un cambio, quindi esce Varden ed entra Ali Omar, quindi un giovane che abbiamo commentato tante volte sia con gli U18 e sia con la formazione della Prima Lega Nazionale. Ecco, questo è veramente un giovane interessante, ha avuto un infortunio all'inizio dell'anno, adesso si sta riprendendo dall'infortunio, è comunque un giovane molto interessante. E stoppone da parte di James, ancora contropiede, non arriva il canestro da parte di Massagno, però subisce il fallo e va in lunetta per due liberi Loren Zoccoletti, quindi farà due liberi il giocatore della San Massagno. Tanto primo libero sbagliato, 73 San Massagno, 41 Lugano Tigers, 2 minuti e 10 da giocare. San Massagno che ha esaurito il bonus, mentre i Lugano Tigers sono a 2. Intanto efficace, un tiro di tabellone. Sì, un tiro di tabellone, ma Zoccoletti comunque è un buon giocatore, gioca anche in nazionale quest'anno e lo rivedremo a febbraio, penso, con la nazionale, che ha ancora 2 partite da fare e vediamo come si... Peccato, mamma mia, ma c'era anche un fallaccio per Ali Omar. Peccato, ottimo il movimento del giocatore dei Tigers. Intanto ancora diamo San Massagno,
Kovac, ancora 8 secondi sul cronometro dei 24, vediamo che prova il tentativo da 3 punti, ancora James, ottimo il rimbalzo e 2 punti e intanto vediamo che c'è un infortunio, speriamo che non sia niente di grave a Roberto Kovac che sembra che abbia preso una leggera, lieve storta, però... No, niente di grave. 1,33 Claudio. Si è fatto male, ha preso una storta, penso una leggera storta, poi reclama con l'arbitro, però io non ho visto nessun fallo. Intanto ancora riprende con Braccelli, sempre scarico per porta avanti il pallone Zin. Ancora sempre scarica per Hamilton, tentativo da 3 punti, tripla pura da parte di Justin Hamilton, quindi Lugano riaccorcia sul 76-44 quando sono mancano 1:12 al termine. Tanto ancora finta da parte di Boaks, penetrazione e arriva per poco il tap-in da parte del capitano della San Massagno, intanto un altro fallo e vediamo che andrà in lunetta per 2 tiri liberi per Zin. 1:01 al termine di questa terza frazione, ritmi che si sono decisamente più rallentati. Sì, purtroppo sì. Buon Lugano, speriamo di vedere una buona partita contro il Vevey settimana prossima, no, fra 2 settimane con Vevey, e per adesso stasera ormai il risultato era scontato, già in partenza. Peccato perché per l'8-0 iniziale poi dopo non c'è più stata partita. Vediamo che c'è l'arbitro che discute con il commissario, peraltro il signor Carlini, ex arbitro di mille battaglie, peraltro anche quando ero giocatore io mi ha arbitrato anche un sacco di volte. Davvero è sempre un piacere vedere certi personaggi che comunque rimangono nel mondo della pallacanestro. Tanto vediamo che sono a colloquio i due arbitri con il commissario. Vedremo, di la verità non ho ancora capito cosa è successo, però vedremo che comunque si riprenderà con dei tiri liberi a favore della formazione dei Lugano Tigers quando mancano 1:01, 76 per la Spinelli San Massagno, 45 per i Lugano Tigers. Intanto non capisco perché c'è un... è solo un tiro libero. È una cosa che un tiro libero non riesco minimamente a capirlo, io non dico niente, quindi comunque tiro libero realizzato da parte di Zin, quindi punteggio che vede attualmente un vantaggio della Spinelli Massagno per 30 punti. Intanto ancora sempre il possesso della formazione di casa, ancora scarico dal tiro da 3 punti e tripla da parte di Loran Zoccoletti, quindi 35 secondi al termine di questa terza frazione. Intanto ancora finalmente arrivano altri 2 punti da parte di Lugano, con 2 punti da parte di Ali Omar. È buono per il morale per lui, insomma, poi si vede che comunque ha voglia di giocare. Almeno lui ha voglia di giocare, sono altri giocatori che vedo come Lorenz un po' demotivato stasera. Intanto arriva botta e risposta e tripla da parte di Box, ancora pochi secondi, vediamo se ci sarà l'ultimo tiro da parte di Lugano e no, e penso che si chiude qua col punteggio di 82 San Massagno, 48 Lugano Tigers. Linea alla regia e a tra poco. E torniamo in cronaca, amici telespettatori, quarto punteggio che vede attualmente la Spinelli San Massagno in vantaggio per 82-48. Beh, possiamo dire, Claudio, obiettivamente una partita che è abbastanza scontata ora. Partita a senso unico. Sono contento che lo vedo in campo Matasic, che è un buon playmaker secondo me, però che lo usano molto poco, ma lui è un ragazzo che quando gioca in nazionale comunque è un buon giocatore. Nazionale giovanile, eh?
Sì, assolutamente. Intanto altri due punti da parte della San Massagno con Zoccoletti. Tanto il divario inizia a diventare decisamente pesantuccio con quasi 40 punti di distacco. Ma c'è stasera, purtroppo c'è tutta. Lugano si sta cercando di fare qualche canestro da tre punti, ma purtroppo non ci riesce. E dopo la Sam colpisce in contropiede. Tanto vediamo che si riprende ancora con Ross, ancora sempre possesso da parte dei Tigers, ancora fa giocare, tenta il tiro da tre punti, Matasic, veramente peccato, ancora sempre Box, vediamo che sempre scarico per Andjelovic, ancora James, tentativo da quasi 8 metri da parte di Kovac che va a segnare, quindi allunga ancora sul più, mi vergogno dirlo, 42. Purtroppo sì, ma non ci sono, purtroppo non sono più in partita, mai si sono lasciati andare e il risultato è quello. No, davvero un altro errore ancora a contropiede e due punti da parte di Kovac. Davvero si stanno anche lasciando un po' andare i giocatori del Lugano Tigers e ahimè, insomma, questo sta un po' pagando. Va bene che sei sotto così tanto, però lasciarti andare in questa maniera non va bene. No, non c'è più partita proprio. Purtroppo hanno cominciato a giocare ognuno per conto suo. Troppi passaggi sbagliati e demoralizzati. Davvero non sta proprio girando per il verso giusto per la formazione di coach Montini. Tanto abbiamo ancora e fallo subito da parte di Kovac. Quindi fallo commesso da parte di Ali Omar e cambio ed entra il numero 22, Amish Varden. Claudio. Purtroppo peccato che ha tolto Omar, che io l'avrei lasciato in campo. Tanto è un ragazzo che anche se fa qualche errore, però almeno lotta e vabbè, qualche sbaglio ci sta. Comunque io credo che sia adesso, ora come ora, Lugano non debba guardare il punteggio, ma soprattutto deve anche pensare un po' a quello che sono i prossimi appuntamenti. Beh, chiaro, adesso mi pare che giocano il 1° febbraio contro Vevey e quindi hanno tempo di prepararsi per quella partita che è più importante di questa. Sì, senza dubbio, questa sera un po' lo sapevamo che il divario, lo scarto tra queste due squadre c'era, non c'era niente da dire. Io, di essere onesto, non mi aspettavo uno scarto di questo livello, questo non me lo sarei mai aspettato onestamente. Neanch'io, ma purtroppo quando ho visto anche Lores che proprio non è in partita e se già un americano non gioca bene, la squadra subisce molto. Tanto tentativo di tripla da parte di Mina, tanto sta facendo giocare un po' tutti i giovani perché è rientrato anche sul parquet dell'acqua Matasic, quindi coach Montini sta dando un po' spazio a tutto il roster. Intanto va a lottare per il rimbalzo Matasic, intanto è entrato anche Veri. Sì, Veri, ho detto, poteva giocare anche, poteva farlo giocare molto prima anche. Non capisco perché lo tiene fuori così tanto, che tanto il divario è. Adesso l'ultima conclusione è stata semplicemente stratosferica, però la prestazione di Box è pazzesca questa sera. Sì, no, Box è un buon giocatore, si è visto subito quando l'ha messo in campo, è veramente un buon giocatore, un buon rinforzo per Massagno. Posso dire un ottimo rinforzo, ad essere onesto. Tanto vediamo che esce proprio Box ed entra Martino. Ancora 6:20 al termine di questo quarto e ultimo quarto. Andiamo ancora a riprendere il possesso Massagno con Martino.
ora sempre ci prova, stoppato, mamma mia, Juan James. Sì, è stoppato da Juan James, e Juan James non ha una grandissima elevazione, comunque ha una potenza fisica che è spaventosa. Sì, tanto ancora tentativo sbagliato da parte dell'americano. Ora Minas, tentativo, e vediamo che c'è un fallo da parte della San Massagno. Quindi Mina andrà in lunetta per due tiri liberi. Ma secondo me era valido quel canestro, perché la palla stava già scendendo al canestro, quindi secondo me era valido. Diciamo dubbia. Dubbia, sì, pallone dubbio. Però non cambia niente le sorti della partita. No. Tanto primo libero sbagliato da parte di Mina. 5:54 al termine, 94 Spinelli San Massagno, 51 Lugano Tigers. Tanto sbagliato, 0-2, davvero. Ancora Massagno, vediamo che è uscita dal blocco da parte di Koludrovic. Ancora sempre 8 secondi e difesa un po' troppo energica da parte di Mina, che commette un fallo su James. Purtroppo la differenza di fisico si vede, e John James ha avuto la meglio. Adesso entra Bracelli, e ha tolto ancora Mina. Bracelli però poco utilizzato questa sera. Purtroppo sì, l'ultima partita ha giocato pochissimo. Non so il motivo, e non so il motivo. Non ho seguito gli allenamenti, quindi non saprei perché non gioca. Tanto penetrazione da parte di James, che davanti è proprio, ha una potenza incredibile. Sì, è veramente una potenza incredibile, immarcabile. Ora sempre possesso da parte di Matasic. Vediamo che perde il pallone, ancora deviazione dell'acqua, non riesce il contropiede con Eric Koludrovic. Vediamo che si riprende ancora con una rimessa laterale a favore della San Massagno, quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di questa gara. Beh, Claudio, che dire? C'è poco da dire, ma è peccato che non c'è stata partita. Però, come diceva l'ex giocatore del Lugano, Mark Fillmore, dei tempi, ha detto anche lui che Hamilton è troppo leggero, lo vede troppo leggero, è un'ala e non è un pivot, come dicevo io già. No, io devo essere onesto, di pivot puro io non ne vedo a Lugano in questo momento, però ovviamente non ci sono altre logiche determinate dal budget, determinate da tanti aspetti che io da giornalista non voglio neanche entrarci, e sinceramente posso dire che Lugano però in questo momento sta facendo il meglio che può, e quindi bisogna darne adito e bisogna comunque apprezzare quello che sta facendo questa squadra. No, ma i tifosi apprezzano quello che stanno facendo, perché stanno già facendo più di quello che si pensava, e poi hanno giocato, dobbiamo ricordare che ha giocato tutto il campionato con 3 stranieri. Decisamente. Tanto ancora Matasic, diamo scarico per dell'acqua, carambola il tiro da 3 punti, peccato non riesce la conclusione al giocatore della San Massagno. Ancora Martino sbaglia il contropiede, intanto pallone rubato da parte di Koludrovic a Hamilton. Questo è stato un po' clamoroso. Sì, questo è clamoroso, si vede proprio che non vanno più voglia, sono in campo proprio smontati, sono smontati completamente e demoralizzati. Intanto commette un fallo. Bracelli, sul primo fallo, 2 tiri liberi per Andrea. Quindi fallo di Bracelli, e adesso vedremo in lunetta Andjelkovic per 2 tiri liberi. Andjelkovic è buono, sono contento che ha ripreso a giocare, ha avuto un infortunio grave, è stato fermo quasi 2 anni, ora si è ripreso e si sta riprendendo il posto in squadra.
Beh, io ad Djelkovic gli auguro tutto il meglio, perché comunque è uno dei, penso anche, è il capitano della San Massagno, ma anche a livello cestistico è un giocatore estremamente importante per le rotazioni di coach Gubitosa. Vabbè, è chiaro, io un giocatore così a Lugano l'avrei preso al volo, perché è comunque un giocatore da quintetto base e può dare tanto ai giovani. Ancora Hamilton, finalmente arrivano due tiri, arrivano due punti che portano il passivo a 99 a 56. Ovviamente, amici telespettatori, ricordiamo che al termine della partita andremo sul parquet e ascolteremo dalla voce dei protagonisti le interviste e soprattutto le impressioni a caldo, Claudio. Impressioni a caldo per la Sam, saranno molto contenti, Lugano un po' meno, però boom. Ormai si sa. E posso dire questo, chapeau per il movimento da parte di Laurent Zoccoletti, una finta e un mezzo gancio e due punti. Non c'è, posso dire che è anche bello vedere certi gesti tecnici. Sì, no, è bello. Poi Zoccoletti è buon giocatore comunque. L'ho detto, come dicevo prima, è un giocatore nel giro della nazionale svizzera, quindi è un buon giocatore. Ora Martino finta il tiro, poi tenta una conclusione, ora rimbalzo da parte di Braccelli, ancora scarico per Dell'Acqua, tenta il tiro da tre punti, non va, non è proprio serata per Massimiliano Dell'Acqua. No, stasera no, ma per diversi giocatori non è serata. Lorenz in primis, che ha sempre tirato la carretta e oggi purtroppo non c'è. Beh, io però in tutta questa telecronaca non ho ringraziato una persona, io la ringrazio pubblicamente, il nostro cameraman, il nostro Loris, quindi grazie davvero Loris per le tue immagini, peraltro tuo figlio. Sì, è mio figlio, lui gli piace fare il cameraman, lo fa volentieri, è molto contento e arriva a casa sempre molto contento. Tanto, finalmente un'ottima giocata da parte di Lugano e due punti da parte di Matasic. Tanto vediamo ancora sempre la giocata da parte di Massagno e sbaglia questa penetrazione Zoccoletti e andrà in due tiri, andrà in lunetta per due tiri liberi più 41 per la San Massagno, abbastanza pesantuccio. Un po' rispecchia un po' il primo derby che hanno giocato, è sempre uguale. Forse a Lugano hanno giocato, quando hanno giocato l'Elvetico è stato un po' meglio, ma quello di Coppa era più o meno sulla falsariga di questo. Stiamo a vedere, intanto ancora sempre due punti per Zoccoletti ed entriamo nell'ultima fase di questa partita, gli ultimi due minuti, 103 Spinelli San Massagno, 60 Lugano Tigers. Intanto ancora vediamo che vanno a lottare, ancora ottimo recupero da parte di Matasic, tripla tentativo da parte di Dell'Acqua, non va proprio, però posso dire che comunque la prestazione di Marco Matasic non è stata malvagia, anzi tutt'altro. No, peccato, appunto ha poco minutaggio e secondo me invece è un buon giocatore, è un buon cambio per Zin, ecco, diciamo. Che ho visto bene il 22 Warden, quello ha fatto la sua onesta partita. Beh, però ricordiamo, Marco Matasic è comunque anche lui nella giro della nazionale Under 20 svizzera e comunque la scorsa estate all'Europeo non si è comportato per niente male. No, appunto ho visto le statistiche, è stato uno dei migliori della nazionale svizzera e appunto ci sono nazionale svizzera Under 20, ci sono dei buoni giocatori comunque. Ma senza dubbio, intanto entriamo proprio nell'ultima fase, 1 minuto e 38 al termine di questa partita. Intanto conclusione, ottima la penetrazione da parte di Marco Matasic, davvero ottimo, purtroppo però il passivo è abbastanza pesantuccio, più 43 per la San Massagno e peccato non riesce la penetrazione a Veri.
Intanto fallo commesso da parte del giocatore della San Massagno e andrà in lunetta per due tiri liberi il giocatore in maglia numero 22 di Lugano, Amish Verden. Sì, Amish appunto, che Arden, scusate. Arden, come ha detto, e secondo me lui ha giocato la sua partita onesta, come gioca normalmente. È stato uno dei più positivi. Tanto andiamo, sbaglia il primo libero. Tanto 0 su 2, non ci siamo. No, 1 su 2, scusa. Comunque buona come partita. Ecco Martino, anche lui Martino molto positivo questa partita. Grande partita la sua, come sempre, dignitosa. E adesso vediamo Matasic che imposta. Ancora ultimo minuto, siamo proprio alle battute conclusive, poi ci sposteremo sul perché. Ancora vediamo l'ottimo recupero da parte di Zoccoletti e due punti ancora, 109 San Massagno, 63 Lugano Tigers. Tanto vediamo finalmente un ottimo sottomano e Ali Omar segna due punti. Tanto ancora 35 secondi, davvero siamo proprio agli sgoccioli di questa partita. Ancora Braccelli, vediamo il tentativo, ancora scarico per Dell'Acqua che finalmente riesce a insaccare una tripla, quindi il passivo ci porta a 109 a 68. Oramai posso dire che la partita è finita e i giocatori, vediamo se tenta una tripla, però ci chiude qua la gara con il punteggio di San Massagno 109, Lugano Tigers 68. Bene amici telespettatori, ancora pochi istanti e ci sposteremo sul parquet per le interviste porcare. Grazie Claudio di essere stato con noi e a tra poco.